La seconda sconfitta della gestione Montani arriva al termine di un primo tempo che tutt'altro lasciava presagire per i colori biancazzurri. Pineto questa volta non porta bene al San Nicolò, che al Mariani Pavone esce sconfitto contro il Castelfidardo alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Montani e i suoi si ritrovano a giocare per la seconda volta consecutiva a Pineto, ma senza il match winner della settimana precedente. Moretti è infatti squalificato, con il tecnico biancazzurro che ritrova però Mozzoni titolare in difesa. È un primo tempo in cui il San Nicolò si fa decisamente preferire ad un Castelfidardo che invece ha qualche difficoltà di troppo nel proporsi in avanti. Di Benedetto ha già una buona possibilità dopo 4 minuti di portare avanti i suoi, ma Selvaggio intuisce la traiettoria del tiro e respinge. La formazione di Vagnoni prova a servire soprattutto in profondità a Pedalino, ma con esiti scarsi. Dall'altra parte invece arriva al 25esimo l'occasione più nitida. Da un cross di Di Benedetto, Tiboni ha l'intuizione giusta con il tacco, ma la mira sbagliata. Qualche minuto dopo è ancora San Nicolò, con Massetti che arriva al tiro alto al termine di un'azione manovrata. Il Castelfidardo fa vedere di essere presente solo nel finale, quando il direttore di gara annulla il gol del vantaggio marchigiano per un presunto fallo in area. Vagnoni vede che qualcosa non va nei suoi ed inserisce D'Ercole e Calabrese all'inizio ripresa. Qualcosa sembra effettivamente cambiare, Parvenza che si trasforma in realtà all'ottavo minuto. Al termine di uno spunto personale, infatti, è proprio D'Ercole a firmare il vantaggio della formazione ospite. Il Castelfidardo vede annullarsi un altro gol prima del quarto d'ora. Pedalino è pescato bene in area, ma il primo assistente segnala la posizione di offside. La risposta del San Nicolò arriva al 17esimo, quando Bontà si ritrova in area il pallone buono per pareggiare, ma spara incredibilmente alto. I biancazzurri continuano di volontà a cercare di cambiare le sorti dell'incontro, ma l'atteggiamento non si traduce in effettive occasioni per la formazione di Montani. Il Castelfidardo, dall'altra parte, si affida a qualche ripartenza che alla fine si rivelerà innocua. Per il San Nicolò adesso l'occasione del riscatto si chiama derby in casa della Vastese. Mister, il sogno di ogni allenatore è quello di azzeccare i cambi dopo un primo tempo un po' così così. Sì, ma al di là dei cambi, proprio il primo tempo era una squadra molto molle, non aggressiva. Eravamo a mezza via, non correvamo in avanti e quindi siamo andati in difficoltà perché sapevamo che San Nicolò, a parte che è una buona squadra, ma veniva da una vittoria e quindi entusiasmo, un buon entusiasmo, ma noi non siamo stati bravi ad accorciare avanti, non eravamo né carne né pesce, però al di là dei cambi, che sono risultati azzeccati, nel secondo tempo ci trovo un piglio diverso, la squadra ha capito che doveva crescere in aggressività e ha cominciato a correre in avanti e credo che abbiamo meritato di vincere. Mister, un buon primo tempo, avete sfiorato il gol più volte, poi nella ripresa non è bastata la forza di volontà, perlomeno per pareggiare. Giusto, analisi giustissima. E temevo la partita a fine primo tempo, ho detto ai ragazzi, magari non le posso ripetere certe cose, però avevo un sentore brutto, perché quando fai un primo tempo di quella qualità mi sembrava più giusto andare dentro quantomeno col vantaggio. E lì devi far male, perché hai avuto due o tre palle gol, come dicevi tu. Non l'abbiamo buttata dentro, e nel secondo tempo ho parlato con loro, temevo questa cosa, è arrivato purtroppo questo gol, che poi tutto sommato, sì, loro hanno iniziato un po' meglio nel secondo tempo, però non avevano creato poi tante palle gol. Da lì poi la partita si è messa in salita perché loro hanno messo tutta la loro esperienza, squadra di categoria forte, e noi ci siamo un po' innervositi perché mancava tanto e potevamo gestire meglio la palla. Però, ripeto, come ho detto a un tuo collega, secondo me questa è la strada giusta. Non so quante volte queste partite, se le giochi così, le perdi. Vi siete nervositi? Immagino anche perché non è facile giocare in una posizione di classifica che impone comunque sempre di fare risultato. Sì, sicuramente questo ha influito un pochettino nella testa dei ragazzi. Però io credo che noi siamo mentalizzati. Sappiamo qual è il nostro percorso e quindi non è che stiamo lì tanto a crogiolarci o a piangerci addosso. E non è che la vittoria di Pineto di domenica scorsa ci poteva far sognare chissà che e nemmeno la sconfitta di oggi venuta secondo me facendo una buona partita. Sappiamo che il percorso è lungo, il 5 di maggio è lontano, dobbiamo correre, lavorare e sono sicuro che questa squadra arriverà in porto.